Io credo che il destino della Commissione Orlandi, la verità su Emanuele Orlandi è un qualcosa che questo Parlamento, che qualsiasi organo che deve e ha il compito di indagare, in un qualche modo lo si deve al Paese, lo si devono a tutte le persone che sono oggi qui, tutte le persone che seguono ancora con un sentimento enorme la questione Orlandi, e la politica non deve in nessun modo ragionare in maniera parallela rispetto alla mediaticità e il percorso del fratello e della famiglia Orlandi, che invece non c'entra nulla. C'è la sensazione che si voglia arrivare veramente in fondo per la prima volta a scoprire una delle pagine più tristi e oscure della storia dei misteri italiani. Lo spero, io credo che tutta la Commissione lavorerà per dare un senso alla Commissione. Io credo, se dopo 40 anni si inizia un percorso del genere, non può essere un passaggio a vuoto, sarebbe devastante per la credibilità parlamentare. Credo che certe commissioni, se partono, devono avere un percorso molto forte e non devono avere paura di affondare sulla verità. E mi pongo nei confronti di questa indagine così come si deve, come ogni commissario secondo me deve fare, ovvero senza nessun pregiudizio nei confronti della famiglia, del Vaticano o del resto. Quello che importa è cercare di avere la schiena dritta, di perseguire la realtà. Vediamo in corso d'opera chi in un qualche modo dopo 40 anni magari cercherà di evitare alcuni percorsi e chi no. C'è tanto da fare, molte convocazioni importanti devono ancora essere fatte. La Commissione ha del tempo ancora per portare avanti i lavori e secondo me lo farà al massimo. Detto questo, mi auguro che chiunque venga convocato da una commissione parlamentare, una commissione d'inchiesta che ricordo ha dei poteri speciali, non si sottragga insomma al confronto. È il motivo per cui stiamo facendo tutto questo.